Ciao a tutti, nuovo video, video che vi avevo promesso, arriva, un pochino in ritardo, ma arriva. Come avete potuto vedere dal titolo, Nabokov vs. Roth. Quindi un confronto non sui due autori in generale, non sulla loro produzione letteraria, ma soprattutto sulla concezione di letteratura di questi due autori, un confronto che mi è scaturito dopo la lettura di due libri molto importanti usciti nella fine del 2018, dell'anno scorso, che sono Le lezioni di letteratura di Vladimir Nabokov pubblicati da Adelphi e Perché scrivere, una raccolta di saggi, probabilmente la raccolta più corposa e importante di saggi di Philip Roth pubblicata da Einaudi. Prima di iniziare vorrei ringraziare Enrico Bergonti, mio amico che mi ha aiutato a fare, a realizzare l'immagine di anteprima che avete visto, che vi rimetto qua perché ne sono molto fiero, mi piace un sacco. È una stupidaggine, però a me piaceva non solo ricordarlo, ma anche farvela rivedere. Iniziamo quindi con questa sorta di confronto, questa sorta di scontro tra due concezioni di letteratura praticamente opposte, diametralmente opposte. Chi sono i due contendenti? Vladimir Nabokov, un ottocentesco nell'animo, nasce nel 1899 in Russia, nobile russo che poi si trasferisce negli Stati Uniti e viene non solo accolto, coccolato, adottato dagli Stati Uniti e quindi si può quasi definire un autore americano, è sicuramente il più americano tra i russi ed è praticamente un autore americano nell'indole e nel suo pensiero. Philip Roth invece arriva da una famiglia piccolo borghese di Newark, un sobborgo suburbano con delle dinamiche di comunità che vengono raccontate benissimo nei suoi romanzi, spiccatamente ebreo e spiccatamente ateo, ma come sempre per quanto riguarda gli scrittori, in questo caso ebrei, l'etichetta, diciamo, la tradizione dell'essere ebreo va oltre il fatto di essere un ebreo praticante. Si è ebrei per nascita e lo si rimane fino alla morte più o meno. E quindi la tematica ebraica in Philip Roth è imprescindibile ed è un qualche cosa che non si può staccare dal suo personaggio e dal suo essere scrittore. Quindi già inizialmente abbiamo una diversità di ceto sociale, un diverso luogo in cui sono nati e cresciuti e sicuramente un diverso approccio alla letteratura, che si spiega anche dalla natura e dal modo in cui in questi due saggi, a loro modo, viene fuori la loro concezione di letteratura. Partiamo dalle lezioni di letteratura di Nabokov, che sono essenzialmente il corso tenuto da Nabokov alla Cornell University, corso di letteratura per l'appunto, in cui vengono quindi riportate le lezioni integralmente. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lezioni più una iniziale, 8, in cui vengono affrontati 7 romanzi per Nabokov imprescindibili della letteratura europea, e già dalla scelta dei titoli si può capire molto. Innanzitutto è fondamentale per questo libro, sono fondamentali per questo libro due brevi saggi iniziali. Il primo ad opera di John Updike, scrittore che io adoro, un scrittore veramente meraviglioso, e che, molto breve questo saggio, fa capire un paio di cose su Nabokov, sulla sua propensione all'elitarismo e su alcune convinzioni che sinceramente non condivido in tutto. Ma soprattutto il saggio introduttivo di Nabokov, intitolato Buoni lettori e bravi scrittori. Questo saggio per me è la parte più debole dell'intera raccolta, dell'intero libro. Probabilmente invece a molti piacerà ed è piaciuto quel saggio, ma secondo me le idee che porta fuori Nabokov in quel saggio sono abbastanza discutibili. Intanto, Nabokov è tendenzialmente, forse neanche troppo tendenzialmente, era un autore abbastanza misogino. Lo si capisce, questo soprattutto nell'introduzione di Updike, che racconta come l'inserimento dell'unica donna all'interno di questo novero di scrittori, che è Jane Austen, sia stato forzato dalla volontà del preside della Cornell University di avere la Austen in quella lista. Nabokov infatti non la voleva inserire, non ne voleva parlare, e il preside della Cornell University voleva che una delle lezioni fosse dedicata a Orgoglio e Pregiudizio. Nabokov invece, odiando Orgoglio e Pregiudizio, ha scelto di parlare di Mansfield Park, ma
Soprattutto queste, soprattutto il fatto che inizi da Mansfield Park di Jane Austen, il corso tenuto da Nabokov, ci fa capire molto della concezione letteraria dell'autore. Infatti, in quella lezione, se la leggerete, capirete che c'è un sottotesto molto paternalistico e molto anche di presa in giro nei confronti non solo del romanzo in sé della Austen, che può piacere, può non piacere, io personalmente non ho letto perché è anche uno dei minori, diciamo, della Austen, ma anche e soprattutto potremmo dire del target o comunque delle persone che all'epoca amavano i libri della Austen. Ed è quindi quasi uno sfregio averla messa all'inizio per fare un po' da pietra di paragone e per dire: questo è come scrivono le donne, o Jane Austen in quel caso. Poi iniziamo a vedere come scrivono quelli seri. Ovviamente questo è tutto un sottotesto, non viene raccontato così e non viene esplicitato in nessun modo, ma questa è l'impressione che ho avuto nelle parole, nel tempo dedicato ad alcune cose e non ad altre, nell'attenzione dovuta più alla trama che allo stile. Ci sono molte cose che sinceramente mi hanno convinto poco. Ma nel saggio introduttivo Nabokov spiega esplicitamente che per lui la letteratura è una cosa per pochi, è quasi un esercizio riflessivo, dice che nessun libro può essere letto una sola volta, cioè leggere un libro una volta non vuol dire averlo letto, cosa di cui sono completamente in disaccordo, cioè non posso che pensarla all'opposto di Nabokov, cioè secondo me pochissimi libri meritano di essere letti due volte, cioè veramente pochissimi. Ma non solo, è proprio il modo in cui Nabokov parla dello scrivere e del leggere che dimostra la sua estrazione e il perché lui abbia scritto, abbia dedicato la sua vita alla scrittura. Ma anche il fatto che lui queste cose le stia dicendo dietro una cattedra, su uno scalino e ad una platea di ragazzi, spiega molto bene qual è la sua idea di letteratura. La sua idea di letteratura è: io sono lo scrittore, sono superiore agli altri e quindi mi metto su un pulpito perché qualsiasi cosa io abbia da dire è sicuramente più interessante di quello che tu possa pensare. Ed è un comportamento che io sicuramente non approvo, non condivido. Dall'altra parte invece c'è quest'uomo qua, questo signore qua, Philip Roth. Sicuramente sono di parte. E vorrei specificare che in realtà a me Nabokov come scrittore piace molto, cioè io qua sto confrontando due concezioni di letteratura. I libri e i romanzi in sé sono qualcosa di diverso, di staccato e da analizzare scollegando completamente la vita dell'autore dal prodotto e quindi dal romanzo e dal libro in sé. Philip Roth, quindi, vi stavo dicendo, già solo nel modo in cui fa uscire le sue idee di letteratura è completamente diverso. Innanzitutto queste non sono lezioni, questa è una raccolta di saggi, è una raccolta di saggi scritti in periodi della sua vita diversi e sono saggi diversi tra loro, quindi ci sono dei veri e propri saggi scritti da Roth. Poi ci sono le interviste, molto interessanti, più interessanti le interviste che Roth fa a altri scrittori piuttosto che quelle che gli vengono fatte a lui, perché come spesso succede con i grandi scrittori o comunque con le grandi personalità, nelle interviste è difficile che un scrittore come Roth si lasci andare a grandi rivelazioni, e se lo fa, l'attendibilità di quelle rivelazioni è sempre da prendere con le pinze. E poi ci sono molti saggi, molti testi comunque di non fiction in cui Roth parla di come i suoi libri spesso non vengano capiti in pieno, di come venga accusato continuamente di antisemitismo, di misoginia, e comunque di dare un ritratto dell'uomo bianco eterosessuale scandaloso che provoca scandalo. Queste riflessioni secondo me sono preziosissime e all'interno di queste riflessioni c'è la concezione di letteratura di Roth. Intanto consiglio a tutti di leggere il primo di questi saggi, che è un saggio su Kafka, che è stato anche precedentemente pubblicato da Einaudi negli anni separatamente e che quindi si può recuperare anche in quella modalità, che si intitola "Ho sempre voluto che ammirasse il mio digiuno, ovvero guardando Kafka".
una sorta di racconto, saggio, approfondimento. Già solo in queste poche pagine si capisce molto di Roth, quali sono le sue influenze e qual è il suo obiettivo nello scrivere. Roth scrive perché per lui è un'esigenza, è l'unica esigenza. Roth non avrebbe potuto fare altro che lo scrittore nella vita, e se non fosse riuscito a fare lo scrittore, sarebbe stato un fallito, sarebbe stato un uomo che non è riuscito a compiere il suo destino. La dedizione che Roth porta alla scrittura è totale. Roth passa la sua vita a scrivere. Ogni momento della sua vita è donato alla scrittura e i sacrifici sono moltissimi. In più, Roth è un autore che è riuscito ad avere una autocoscienza di sé e del suo lavoro a livelli impareggiabili. Intanto Roth ha smesso di scrivere prima di morire, cosa che pochissimi scrittori fanno, perché è riuscito a raccontare tutto quello che lui voleva raccontare. E quindi, da Goodbye Columbus nel 1966 a Nemesi del 2013, mi sembra, tutti questi romanzi, tutti questi anni di scrittura, questi più di 50 anni di scrittura e di pubblicazione, sono l'opera con la O maiuscola di Roth, in cui ci sono tutte le tematiche, tutti i personaggi, tutti gli alter ego, in cui viene raccontata tutta la sua maturazione e crescita personale. E questo è un meccanismo, è un manifesto della sua totale umiltà. Roth non aveva nulla da insegnare agli altri. Il suo obiettivo non era insegnare agli altri come avrebbero dovuto scrivere, vivere, leggere, capire il mondo. La sua era una esigenza. In più, per Roth scrivere è un lavoro. Roth non poteva vivere senza scrivere e comunque senza lavorare. Non era un nobile aristocratico russo trasferito negli Stati Uniti. Non era un uomo abituato all'ozio, al passare le proprie giornate riflettendo. Per Roth scrivere è un lavoro artigianale e lo spiega benissimo in molti saggi e soprattutto in alcune interviste che fa agli altri. Quando chiede agli altri scrittori quali sono le loro routine di scrittura, come arrivano a maturare dei personaggi, delle situazioni, delle storie. Queste domande fanno capire quali sono le sue modalità di scrittura e non solo, fanno trasparire una curiosità continua che non cambia negli anni e non diminuisce. Curiosità che invece in Nabokov non esiste. Nabokov è certo al 100% di essere il miglior scrittore possibile, cosa che all'interno, nel proprio animo, tutti gli scrittori hanno. Altrimenti non potrebbero pubblicare. Uno scrittore non può pubblicare pensando questo libro non è un granché o il mio modo di scrivere potrebbe essere meglio. Lo scrittore nel suo animo è sempre convinto di essere il più bravo scrittore al mondo, ma il bravo scrittore è totalmente critico nella propria opera e portato a migliorarla. In Nabokov c'è una sicurezza che in realtà denota il fatto che lui prenda la scrittura più come una missione intellettuale piuttosto che un vero e proprio lavoro artigianale. Per lui scrivere non è artigianato, non è un lavoro o una professione, ma è più un ruolo sociale. Ci sono gli scrittori, e quindi scrittori si nasce per Nabokov, e poi ci sono i lettori. E tra quei lettori distingue i buoni lettori dai cattivi lettori. E sicuramente, come ho detto anche in un video qua sotto, ci sono modi e modi di leggere libri, di analizzare libri e di capire i libri. Ma è indubbio che i lettori siano una e un'unica categoria. E non è leggendo più volte un libro che lo si capisce meglio. Su questo non ci sono dubbi. Non vorrei che però passasse il messaggio che io ho di Nabokov o i suoi libri, tutt'altro. Nabokov è influenzato dal suo ceto sociale, ma soprattutto dal suo essere più vicino agli scrittori ottocenteschi che ai novecenteschi, da un punto di vista spirituale, da un punto di vista emotivo. E questo si evince totalmente nel modo in cui lui ha di parlare dei libri. Anche quando spiega La ricerca del tempo perduto di Proust, una lezione sicuramente interessante e mirabile, che però punta più a smembrare l'opera, a
a cercare trovarne quasi i difetti, diciamo così, o comunque i meccanismi, che a capirne il senso, l'obiettivo. E diciamo che il feticismo che ha per alcuni meccanismi all'interno delle narrazioni altrui mi ha fatto pensare che nella sua testa c'è sempre una sorta di confronto perenne tra le sue opere e le opere di questi grandi autori che va raccontando. Non so se mi spiego, ma è un professore che tendenzialmente non vorrei avere, nonostante sicuramente se mi fosse capitato di assistere a una lezione di Nabokov sarei stato felicissimo, ma il miglior professore è quello che racconta e spiega le cose in modo disinteressato, in modo super partes. Uno scrittore raramente potrà riuscire ad avere un occhio totalmente schematico e freddo sull'opera di qualcun altro e cercherà sempre di passare il suo modo di vedere la narrazione. Questo può essere sicuramente un vantaggio se lo scrittore è un ottimo scrittore, come nel caso di Nabokov. Può essere un totale svantaggio se il professore è in realtà uno scrittore frustrato che non è mai riuscito a fare quello di lavoro, che non è ovviamente il caso di Nabokov. Ma l'approccio che mi piace di più è quello rottiano, che sicuramente nel suo caso è più facile essendo Philip Roth e quindi essendo probabilmente uno dei più grandi scrittori di sempre, sicuramente nel Novecento. E la sua è una posizione privilegiata, quella di emarginarsi, quella di chiudersi in casa e scrivere, 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 riscrivere. Un privilegio che però si è guadagnato col talento, si è guadagnato con i periodi di fame in cui nessuno pubblicava racconti, si è guadagnato mettendo nelle proprie storie, come spesso fanno i grandi scrittori, alcune parti della sua vita privata e pagandone le conseguenze nella vita privata. Quindi, in definitiva, due scrittori totalmente diversi, che avevano degli obiettivi completamente diversi, che sono arrivati alla scrittura da posizioni sociali diverse, staccate, che sono arrivati entrambi a dei livelli letterari, agli apici, all'apice del livello letterario, ma che hanno mantenuto nel loro essere arrivati la propria essenza e quindi le proprie origini, e hanno manifestato e diciamo elargito i propri consigli in modalità diverse, differenti, tutte e due sicuramente rispettabili, tutte e due interessantissime per chiunque sia interessato alla narrazione, non solo a scrivere, ma anche e soprattutto a leggere, a capire quello che sta leggendo. E quindi essenzialmente alla fine questo scontro non poteva che finire in pareggio, perché stiamo parlando di due mostri sacri. Ma spero che questo confronto sia stato interessante, o almeno sensato. Spero di non aver detto troppe cretinate, di essere riuscito a fare un discorso coerente e comprensibile. Sono invece molto interessato a sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti di queste due concezioni di letteratura di questi due autori. Come sempre nell'info box trovate il link Amazon a questi due libri, se voleste acquistarli, una piccolissima percentuale arriva a me. Noi ci vediamo al prossimo video.